Jazz on Air su GRP Piedmont dal Jazz Club Torino. Questa sera dal vivo abbiamo il piacere di avere il concerto del quartetto di Giampaolo Casati con il grande pianista Riccardo Zegna e il giovanissimo bassista Lorenzo Sandi. Alla batteria abbiamo il piacere di avere l'amico Enrico Tommasini. Giampaolo, ti volevo chiedere qualcosa riguardo la tua attività. So che sei docente al Conservatorio di Torino, ci vuoi dire due parole sulla tua attività di didattica e soprattutto però su quella artistica, quali sono i tuoi progetti attuali e futuri? Buonasera a tutti, sì, io da 4 anni sono docente qui a Torino al Conservatorio Giuseppe Verdi. Chiaramente l'attività didattica è una cosa molto importante per questa musica perché ci consente di trasmetterla alle nuove generazioni. Questa sera abbiamo nella band Lorenzo, un giovane bassista che ha studiato con me, non proprio a Torino, lui è genovese, quindi ha studiato a Genova, però ce ne sono altri tanti anche nell'area piemontese di nuove promesse per la musica jazz. Per quanto riguarda la mia attività musicale, io continuo con questo quartetto e soprattutto con una collaborazione con Riccardo Zegna che va avanti oramai da 25 anni, con lui suoniamo nelle più svariate formazioni, dal duo fino alla big band. Stasera suoniamo in quartetto, il prossimo concerto sarà addirittura in big band e quello scorso l'abbiamo fatto in duo. Con Zegna chiaramente lui è un grandissimo artista, noi possiamo spaziare dai brani regionali alle composizioni antiche, moderne, di ogni genere, quindi è veramente un suonare bello, divertente. Giampaolo, tra l'altro, è trombettista e solista nella Torino Jazz Orchestra e ti vorrei chiedere qualche cosa riguardo alla Torino Jazz Orchestra, che è quella che appunto, come sai, abbiamo portato avanti dopo la scomparsa dell'amico e maestro Gianni Basso, e magari due parole su questo club, ti piace? Il club, come tu sai, io sono un fan di questo club, no? E sicuramente ritengo che sia una delle realtà più importanti che ci sono in Italia attualmente. Poi la mia opinione personale, questo lo dico tutte le volte, Torino attualmente è forse la città che dal punto di vista della cultura in generale e nello specifico della musica jazz è una delle città più importanti, e il Jazz Club di Torino chiaramente fa la parte da leone in questa cosa. E quindi anche l'orchestra, questa è una cosa molto importante, avere l'orchestra, diciamo, non stabile ma permanente, che porta il nome di Torino grazie appunto a Gianni. Cioè, come tu sai, no, io sono entrato in orchestra e tu c'eri già nel 1985, quindi è passato qualche annetto. L'orchestra è stata una fucina di musicisti e soprattutto è stata anche una fucina di ascoltatori, perché grazie all'orchestra siamo riusciti, no, all'orchestra, ad edizione di Gianni e anche la tua, di tanti di noi che hanno militato in orchestra per così tanto tempo, siamo riusciti a portare in giro questa musica, no? Abbiamo suonato in giro per l'Italia e anche per l'Europa, no? con questa orchestra. Io credo che continua e continuerà ad essere una realtà importante. Benissimo, grazie Giampaolo, e ad ora iniziamo il concerto. Giampaolo Casati Quartet al Jazz Club Torino per Jazz on Air. Thank you.
Enrico Tommasini è il batterista che sta suonando con Giampaolo Casati e il suo quartetto. Questa sera è veramente un piacere averlo qui con noi, perché oltre che essere un grande musicista, Enrico è anche un promotore culturale e si sta impegnando da tanti tanti anni nella zona delle Dolomiti, dove lui vive, Moena, dico giusto, in Val di Fassa, ma comunque su tutto il territorio veneto e trentino. Enrico è molto molto attivo, quindi coglierei l'occasione per chiedergli qualche cosa circa i suoi progetti, le sue attività e che cosa sta pensando di fare per il futuro. Beh, il futuro, abbiamo ormai da 15 anni questo festival che deve andare avanti, quindi questo Dolomiti Ski Jazz, che tutta la terza settimana di marzo ormai da 15 anni presenta per una settimana, anzi quasi 10 giorni, jazz su tutti i teatri della Val di Fiemme, nei migliori rifugi sulle piste innevate di sci della Val di Fiemme, grande jazz. È una cosa che ormai ha preso piede, funziona ed è entrata nel DNA anche del turismo trentino, quindi è diventato anche un punto di riferimento da questo punto di vista. Oltre a questo abbiamo in cantiere l'apertura di questo nuovo jazz club invece in Toscana, un'altra storia, a Rignano sull'Arno, e a settembre apriremo questo nuovo club che si chiama Blackmail, che è già pronto lì, già come si dice, chiave in mano, bisogna semplicemente finire di fare la programmazione, aprire le porte e siete tutti invitati. Allora bisognerà fare un gemellaggio tra il Jazz Club Torino, le Dolomiti, dove tu avevi o forse hai tuttora un jazz club a Moena? Sì, sì, certo, abbiamo la Grenza a Moena, che è un club aperto nel 59, quindi abbastanza storico, dove si fa tanta musica e dove continueremo a farla, si spera. E questa idea del gemellaggio casca a pennello, perché sicuramente c'è bisogno di mettere in rete, un po' come si dice, come dicono i politici, la necessità di mettere in rete, noi la facciamo nostra, perché sicuramente funziona sulla gente, sul feeling. E poi abbiamo, insomma, qui siamo le Alpi Cozie, le Dolomiti, facciamo un bel gemellaggio e soprattutto sciando, questo sarà uno dei progetti, ci porterai a sciare da quelle parti facendo jazz. Ma certo, perché Val di Fiemme comunque è un posto dove si scia, Piemonte è un posto dove si scia, e attraversando tutto l'arco alpino abbiamo questa idea di portare dei gruppi di sciatori appartenenti a diversi jazz club sulle Dolomiti per fare in occasione di questo festival. Abbiamo l'adesione del Ronnie Scott del Village Vanguard, ora anche del Jazz Club Torino, e andiamo avanti sciando tutti insieme meravigliosamente. Bene, allora i jazzofili e i musicisti del Jazz Club Torino sono chiamati all'adunata per partire verso le Dolomiti, fantastico posto per jazz e sci. Allora continuiamo con il concerto con il Giampaolo Casati Quartet. Thank you.
È un grandissimo piacere per me questa sera avere Lorenzo Sandi qui al Jazz Club Torino, che suona il contrabbasso nella formazione di Giampaolo Casati. Lorenzo lo considero un po' come un mio figlio, perché ha cominciato a suonare ai workshop di Avigliana un po' di anni fa. Giovanissimo, sta per compiere 30 anni. Lorenzo ha una carriera veramente sfolgorante alle spalle e soprattutto, essendo così giovane, un futuro veramente invidiabile, perché so che adesso andrai anche a New York. Allora, Lorenzo, raccontaci un po', prima di tutto, cosa è successo quando ti sei innamorato di questo jazz, se ci abbiamo messo lo zampino noi, e poi che cosa stai meditando di fare? Vai a New York, insomma. Ok, dunque, sicuramente quando si parla di jazz e di musica è una questione di sentimento, comunque di istinto, una cosa istintiva che non la sai definire o datare in un determinato momento. È qualcosa che è nato in me un po' forse tardivamente o prematuramente, dipende da quelli che sono le vite di ognuno di noi, però è successo, e a Avigliana, con i suoi workshop nei quali insegnava Aldo Zunino, che è il mio maestro, amico, mentore, che ovviamente è un nome veramente altisonante. E grazie a questa fortuna che ho avuto di incontrare lui e di conseguenza Fulvio e tutto quello che era dietro e davanti al Jazz Club di Torino, ho avuto la possibilità di crescere e di toccare con mano e di sentire quello che è il vero jazz che è sempre stato, e ha cambiato tanto la mia vita. Mi ha spinto addirittura anche a diplomarmi come classico per non fermarmi semplicemente a un solo aspetto di quello che è la musica, che è il jazz, ma prenderlo a 360 per quello che è musica. E ultimamente ho avuto la fortuna di andare in America per suonare tramite musica classica, e sono ulteriormente rimasto folgorato da New York e dal jazz che mi nutriva nei giorni in cui sono stato lì. E a settembre partirò e starò 3 mesi per cercare di completare e incrementare quelle che sono state gli input e le conoscenze che ho avuto tramite i Jazz Club di Torino, gli amici, i professionisti, Giampaolo e tutti quanti mi hanno sempre appoggiato e dato stimoli e come input positivi per seguire questo sogno, per seguire il jazz. Bene, bravissimo Lorenzo. Allora un grande augurio, buona fortuna a New York, e quando tornerai ti vorremmo avere qui con noi, perché sarai sicuramente ormai diventato Ray Brown, il Ray Brown italiano. Comunque, no, veramente importante questa esperienza che vai a fare, e magari, chi lo sa, magari rimarrai a New York e diventerai l'italiano di New York. Sì, lo spero. Già ce n'è uno che è Marco Panascia, che è stato ed è un grandissimo contrabbassista italiano a New York, che ci fa rendere veramente orgogliosi di questo. Io seguo le vibrazioni positive di Aldo, di Marco e vostre da Torino, sempre, sempre. Bene, grazie a Lorenzo allora, e torniamo ad ascoltare il concerto del Giampaolo Casati Quartet.
È un grandissimo piacere e un grande onore avere qui con noi questa sera al Jazz Club Torino Riccardo Zegna, uno dei più importanti pianisti italiani, ma io direi anche europei e forse veramente a livello mondiale. Riccardo è un pianista straordinario che ha una personalità unica e ha una carriera anche veramente immensa, ha suonato con i più grandi musicisti, che poi se vuoi nominarli tu, non so, da Harry Sweet Edison a Pepper Adams. Sì, io mi ricordo, ho visto quando ero ragazzo i concerti, quando tu suonavi con questi mostri sacri, e quindi veramente una grandissima esperienza. Ha dei progetti sempre nuovi, scrive tantissima musica, pubblica tantissimi dischi ed è anche insegnante al conservatorio, anzi addirittura è lui il capo dipartimento di jazz al conservatorio di Cuneo. Ci vuoi raccontare qualcosa di tutta questa tua attività? Hai detto già tutto, è fin troppo, anzi ti ringrazio, poi ti darò la parola. Io parto con questa premessa: chi suona, chi fa musica, la prima cosa deve farla per passione e poi per lavoro, per business, e oggi c'è una tendenza un po' scivolosa, comunque insomma per i buoni intenditori poche parole basta. Comunque ovviamente a questa mia quasi veneranda età, fra un mese ne avrò 65, ahimè. Mi spiace dichiararlo, ma è la verità. L'entusiasmo non mi manca, insomma, finché c'è voglia di bere vino e stare nella vita comune, l'entusiasmo non manca. E niente, al conservatorio sono solo da 8-9 anni, e ho mollato il liceo tanti anni nel 2003, e mi diverto moltissimo, ma soprattutto per i ragazzi e un po' per l'esperienza acquisita negli anni che furono, anche a Siena, dopo 20 anni di Siena Jazz, mi è servito molto. Mi trovo molto bene, mi fa piacere così contribuire. Però dico sempre ai ragazzi, se avete la passione, sono suonati per passione o per interesse? E allora vengono fuori le risposte terribili, comunque è tutto ok. E i progetti sono quelli che cambiano, come dice Fulvio, non spesso ma qualche volta cambiano. E questo periodo qui sto aspettando di chiudere un CD che ho registrato l'anno scorso con un ragazzo giovane contrabbassista italiano, Gabriele Evangelista, e Billy Hart alla batteria. Grandissimo batterista, un po' birichino, poi vi spiegherò perché, ma cioè, e niente, il progetto poi ritornerò a musiche mie con archi eccetera eccetera, e questa sera sono contento di ritornare per la terza volta in brevissimo tempo, credo, nella casa, dico, nel club di Fulvio, perché qui è molto carino, si parte poi la mia città Torino, io sono torinese, che sono da 40 anni in Liguria, e vengo a Torino sempre con grandissimo piacere, pronto a qualsiasi tipo di jazz, o quasi. Grandissimo Riccardo, tra l'altro di una simpatia straordinaria. E ci vuoi dire qualcosa, un aneddoto, qualcosa che ricordi di quei tempi in cui accompagnavi questi grandi musicisti allo Swing Club a Torino, non so, i concerti degli anni 70, 80? Sì, ma più che altro negli anni 70 io poi sono fuggito da Torino perché ero scritto architettura, ma ero tutto occupato, la facoltà, come ero sempre al capolino come in altri amici, e lì ho visto prima lo Swing Club grandi personaggi tra cui Philly Joe e Thelonious Monk, addirittura, che non beveva, la famosa storia del gomito che raccontavo l'altra sera, e invece a Milano tutti questi personaggi. Poi di lì ho cominciato aveva la possibilità di accompagnare, prima forse è stato Buddy Tet, tutti questi personaggi della vecchia guardia, io dico vecchia guardia, ma era già l'ultima guardia di Count Basie, sì. John Newman, Harry Sweet Edison, soprattutto grandi personaggi, e Eddie Long Joe Davis, forse il personaggio di quegli anni che mi ha colpito di più, Eddie Long Joe Davis, sì. Perché ti ha colpito? Era veramente una forza della natura? Qualcosa... Ma sì, il jazz l'hanno fatto loro e prima di loro. Cioè, ti trovi vicino dei personaggi che sono musica, non sono neanche uomini. Cioè, musica, hanno una disciplina e un'umiltà e una serietà musicale fantastica che noi a volte è così. Non abbiamo forse, nel loro intento. E poi ho avuto l'occasione di suonare con lui un mezzo concerto, perché la ritmica è mai arrivata, arrezzato, mi pare proprio forse vicino a Brescia, tanti anni fa, in duo, e me la facevo sotto, chiedo scusa, perché ma dall'emozione, non è che lui facesse delle cose empiriche, difficili, però il fatto di stare con un pezzo di storia così mi rendeva la vita piacevole e difficile con tempo accompagnarlo. Comunque sono tutte emozioni molto importanti che io auguro a tutti, anche se la maggior parte purtroppo di questi grandi non c'è più. Beh, adesso ce le porti tu, questa sera almeno.
e comunque tutte le volte che viene a suonare qui al Jazz Club. Ancora un grande benvenuto a Riccardo e torniamo ad ascoltare questo straordinario quartetto con Giampaolo Casati, Riccardo Zegna, Enrico Tomasini e il giovanissimo Lorenzo Sandi. Thank you.
per Jason Air su GRP Piedmont questa sera dal Jazz Club Torino. Dal vivo abbiamo ascoltato il quartetto di Giampaolo Casati con il grande pianista Riccardo Zegna, Lorenzo Sandi, giovanissimo contrabbassista che tra pochi mesi si trasferirà a New York, quindi è un orgoglio per noi, uno che è cresciuto qui al Jazz Club con le nostre attività, e il batterista Enrico Tomasini, grande batterista e promotore di musica jazz nella sua area, nelle Dolomiti. Quindi un grandissimo piacere aver avuto qui questo quartetto e vi aspettiamo la prossima settimana per la prossima puntata di Jazz on Air su GRP Piedmont. Thank you.